altro giocatore del Catania dovrebbe essere Fornito. Sì, Fornito, uno degli ex della partita tra Messina e Catania, ci tenevi probabilmente, cosa non è andata? Ma sicuramente non abbiamo sfruttato le occasioni avute, dovevamo avere un po' di cattiveria in più, però niente, ci pensiamo subito alla partita col Foggia e niente, speriamo di far bene, di rialzarci. Anche un po' di tensione in campo, anche dopo, cioè, si sentiva questa partita perché si vedeva anche nei contrasti, nelle discussioni che ci sono state. Sì, infatti è sempre un derby, quindi ci vuole sempre la cattiveria giusta, però la partita è stata caratterizzata da due episodi negativi per noi, quindi niente, dovremmo avere maggiore cattiveria magari più davanti, però penso che alla fine abbiamo fatto bene. Non siete riusciti però a sfondare l'organizzazione del Messina, per quale motivo? Ma sicuramente loro erano messi bene in campo e noi abbiamo provato soprattutto il secondo tempo di più a fare qualcosa in più lì davanti, ma ci hanno chiuso bene, quindi niente, questo. Angelo, abbiamo anche De Santis, ringraziamo Fornito, De Santis subito per noi. Eccolo qua che arriva, De Santis. Eccolo qua. Allora, De Santis, all'esordio assoluto con la maglia del Catania si è stati castigati da due episodi, però non siete riusciti a creare tante occasioni pericolose per il Messina, se non proprio nel finale anche con Barisic e con alcuni traversoni. Sì, sicuramente come esordio mi aspettavo un esordio migliore, ma sicuramente potevamo dare qualcosa in più, potevamo fare qualcosa in più sin dal primo minuto e niente, tutto qua. Due errori della difesa per due gol del Messina, possiamo racchiuderla qua la partita oppure possiamo dire che il Messina vi ha messo più in difficoltà rispetto a quanto il Catania ha fatto col Messina? No, a me non piace dare la colpa a nessuno, sicuramente si perde e si vince tutti insieme, quindi oggi abbiamo perso tutti, dalla prossima volta alziamo la testa e ora testa al campionato. Nello spogliatoio c'era amarezza, immagino, ma anche qualche discussione. Cosa vi ha detto il mister a botta calda? No, discussione niente. A fine partita il mister non parla mai, se ne parla sempre il giorno dopo la partita. Ti aspettavi questo Messina così volenteroso, anche con tanti titolari nell'affrontare questa gara? Sì, sicuramente a differenza della partita che abbiamo giocato in casa nostra, hanno giocato più a viso aperto, se la sono giocata di più. Ma io non ricordo grandi occasioni a parte i due gol che hanno creato. Grazie a De Santis, Angelo. Sì, abbiamo Giuseppe Madonia e con due gol ha risolto il match. Lucarelli aveva detto: Madonia lo devo conservare perché uno che con la sua esperienza sa cosa significano i derby Messina-Catania e quindi può dare qualcosa in più. Due gol sfruttando due occasioni, due disattenzioni della difesa del Catania. Sì, mi ha detto bene, però insomma noi volevamo insomma vincere questo derby per i nostri tifosi, perché comunque in campionato abbiamo perso insomma una brutta partita e ci tenevamo a far bene. Comunque con l'arrivo del mister abbiamo preso un'altra piega, cioè stiamo facendo bene, stiamo continuando e dobbiamo, insomma, questa è la strada giusta per continuare così. Che partita è stata questo derby? Agonistico, un derby gagliardo? Sì, i derby sono tutti belli, insomma, sono tutti simili perché la partita è una partita a sé, anche se è la Coppa Italia, ma è sempre un Messina-Catania, è una partita sempre tosta, nessuno ci sta a perdere e noi credo che abbiamo dimostrato anche oggi di voler insomma portare a casa il risultato positivo. Volevate la rivincita del confronto in campionato, cosa può darvi questa vittoria in termini di entusiasmo, di morale? Probabilmente anche per ricucire un rapporto con i tifosi che si era deteriorato nelle due ultime settimane. Perfetto, hai detto bene, volevamo insomma, queste sono iniezioni di fiducia da parte nostra perché abbiamo veramente passato dei mesi un po' particolari, stiamo dimostrando credo che insomma, il vero valore di questa squadra, piano piano, ripeto, stiamo uscendo fuori secondo me da un tunnel. Lucarelli si preoccupa delle prossime partite, che possiate risentire la stanchezza anche di tanti impegni così ravvicinati, però con Matera dice le motivazioni la faranno da padrona. Con Matera è tutta un'altra partita, squadra forte, è comunque una partita di campionato che sicuramente peserà tanto perché in campionato a noi insomma, dobbiamo subito tirarci fuori da questa posizione, anche se stiamo facendo bene, ma domenica per noi sarà una grande battaglia e voglio veramente continuare su questa strada e battere. Grazie a Giuseppe Madonna.